Ok ragazzi, siamo in Sicilia. Siamo in Sicilia. Sicilia ci rimarrò solo oggi, farò tutta la costa nord. Il mio obiettivo è essere, diciamo, in Calabria entro pomeriggio sera, quindi bisogna andare oggi ragazzi, bisogna andare. Stadio di Palermo, Renzo Barbera ragazzi. Ragazzi, Palermo comunque bocciata, bocciata. Uno schifo. Tipo qua, guardate che schifo. Ragazzi, ho fatto un bel tocco di autostrada perché, come vi ho detto, non mi voglio soffermare in Sicilia, anzi sarà proprio una toccata e fuga, e sono uscito a Patti a circa 60 km da Messina e farò gli ultimi 60 km in Sicilia a stradelle. Tindari. Bella anche la Sicilia, però cioè, mi sono innamorato della Sardegna. Sto giro mi sono innamorato della Sardegna. Già ragazzi, sto ripiangendo l'autostrada. Sì, c'è qualche trattino, tratto bello, ma però dopo una noia. Una noia sta strada. Cioè, almeno con l'autostrada ero già arrivato. Mi fanno uscire le scalmane sti qua a Fischia, non sono capace di andare in giro. Uno che va a 10 all'ora, parcheggiano dove cavolo vogliono. Madonna mia, dovevo tenere l'autostrada. Che ragazzi, sono su qualche monte sopra Messina. In teoria fra un po' dovrei scendere. Comunque niente, questa parte della Sicilia non mi è piaciuta proprio zero. Meglio la parte, diciamo, sud, da Catania, Agrigento, quelle zone lì sono davvero molto belle. Questa parte nord, nord-est, non mi piace più di tanto. A parte, vabbè, questa collinetta qua che sta sopra Messina, però per il resto bocciata. Ci vediamo al porto ragazzi, a dopo. Ah ok ragazzi, col telepass si evita di fare il biglietto, cioè lo pagate col telepass. Figata. E rieccoci sul traghetto che ci porterà in continente, in Calabria ragazzi. Messina, San Giovanni, qualcosa. Si parte. Ragazzi, siamo in Calabria,
fatto un pezzo ancora di Salerno Reggio Calabria, adesso sto addentrandomi nell'entroterra per andare a beccare il posto dove ho prenotato. Ma che bello! Ragazzi, mi sono perso. Mi sono perso! Bestia! Che strada! Che stradellina, aiuto! Aiuto! Mi sta abbandonando anche il navigatore, non mi parla più! Figa, siamo sicuri che è giusta sta strada? Niente, fra un po' mi dirà segnale GPS, si è perso segnale GPS, è perso, fra un po' mi dirà. Ci dovremmo essere, ragazzi. Nella selva oscura. Ma perché non devo prenotare? Perché non prenoto in posti raggiungibili, cioè sulla strada. Porco Giuda. Madonna, oh Carmine. Madonna santa, le avventure del motociclista solitario, ragazzi. Volevi fare l'entroterra te? Vai l'entroterra! Ma guarda, adesso mi esce un orso, figa. Mi esce un orso, c'ho paura. C'ho paura! Aiuto! Mamma! Ma almeno c'è freschino nel boschetto. Madonna, oh Carmine! So, mi viene in mente quei film tipo Hotel Bosco, no? Dove arrivano, quella casa nel bosco. Ma a parte che a me mi sembra familiare sta strada. Secondo me l'ho percorsa già l'anno scorso. Mi sembra già di averla vista. Mo vado dritto. Sì, ma eravamo 7 km prima. Non mi state facendo fare, osti. E mo? Di qua? Oh, ma mi...
Mi dite qualcosa, porca di quella troia. Pazienza. Ecco, via. Enduro, come se non bastasse, no? Mi fanno girare di qua e di là. Gli ho detto che arrivavo per le 2. Anzi, appena si risolve qualcosa, vi chiamo, vi rispondo. Cioè, vi rispondo. Ho bisogno un attimo di calma e sangue freddo. Però la zona è stupenda, eh. Chiudo la registrazione. In qualche modo dovremmo esserci riusciti a rientrare sulla retta via. Comunque la zona è bella. Ragazzi, dopo che rischiavo di perdermi oggi, mi sono sistemato così. 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 Colline Calabre, davvero un bel posto sperduto. Rurale, però molto bello. Domani, diciamo, semi tappa di semi trasferimento. Mi inizierò a arrivare in Molise, in centro Italia, per soffermarmi un po' sul centro Italia. Volevo vedere qualche borghetto in centro Italia. Poi penso giovedì o venerdì rientrerò. Adesso siamo a domenica, quindi penso su giovedì sera di rientrare a casa e fare gli ultimi 3 giorni di ferie a casa, ancora più rilassato, per riprendere il lavoro lunedì, ragazzi. Quindi me la sto godendo. Perfetto. Comunque, magari, visto che ho dietro la tenda, vi chiederete perché sto scegliendo gli alberghi. Se non costano tanto, oltre i 40 euro, preferisco l'albergo, perché comunque c'è la colazione inclusa, c'è tutti i servizi, quindi lo preferisco al campeggio, perché come minimo in campeggio vai a spendere 20-25 euro. Non hai la colazione, non hai comunque il bagno privato e tutto. Quindi capite bene, se invece devi andare a spendere molto di più per albergo, allora conviene prendere e andare in campeggio, ecco, tutto qua. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. A dopo, al prossimo video, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao ciao.